Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo video recensione in cui parleremo di Magic 2015 dopo aver completato la serie. Questo lunedì dovrebbe essere stato. Finalmente, tra l'altro, devo dire. Allora, io andrei subito rapidissimo ad affrontare pro e contro di questo titolo del Wizards of the Coast, mi pare che siano. Un punto che ho trovato molto buono è la campagna. La campagna single player. Ah, piccolo annuncio. Io tratto solo della modalità single player della campagna. E no, vabbè, della modalità single player in generale. Cioè, ammetto per l'ennesima volta che sono un nabbo e quindi non sono espertissimo di Magic, assolutamente. Quindi qualsiasi errore che faccio, sottolineatemelo pure nei commenti. Dicevo, la campagna è stata sviluppata molto bene, allora sia come longevità, che è il giusto secondo me, non è né troppo lunga né troppo corta. È stata ben analizzata anche la storia, nonostante noi non l'abbiamo seguita molto, anche per il fatto che il titolo l'ho messo in inglese. Però tutti i personaggi avevano un mazzo molto personalizzato e molto curato. Ognuno di essi aveva una strategia differente con delle carte particolari che erano peculiari del suo mazzo. Questo ha fatto sì che proprio anche passando da un mondo all'altro si notava molto la differenza da quello precedente della campagna e con quello poi successivo. E ogni personaggio aveva un suo modo proprio di giocare. Alcuni c'erano tipo quelli. Il mazzo, quello con l'Idra che ci aveva fatto penare parecchio. Qui c'è stato quel mazzo, quello che era uguale al nostro, speculare. C'erano i vari mazzi neri del primo mondo. Davvero ben studiato. E poi per concludere i due mazzi, cioè i mazzi dei due Garruk, che anche là erano stati fatti davvero molto bene. Cioè pensati bene per essere un avversario molto difficile, molto molto difficile. Però non imbattibile, insomma. Aveva anche lui delle sue pecche. Se si riuscivano a sfruttare, si poteva vincere come effettivamente è successo. Oltre a questo, io devo dire che ho guardato. Oh, scusatemi, ragazzi, sono stanchissimo. Quindi, se mi sentite sbadigliare, davvero scusate tanto, tanto, tanto. Ma non ho tipo dormito niente questi giorni e adesso sono le 6 del mattino. E quindi scusate. Detto questo, stavo parlando, ecco che ho visto alcune partite, diciamo, da Magic 2014 e io avevo provato, ma tanto tanto tempo fa, saranno almeno forse quasi 10 anni, avevo provato un videogioco di Magic. Ho trovato parecchie migliorie grafiche. Cioè, il primo aspetto è quello del campo di battaglia, che è stato fatto con un tono di grigio per esaltare di più le carte e i personaggi, i giocatori, mentre invece il tavolo era davvero poco dettagliato, salvo il fatto dell'apertura quando c'era la fase di attacco che diventava rossa per destare l'attenzione, diciamo. Altra cosa grafica che mi è piaciuta parecchio sono questi menu che scorrono in questo modo, quasi come fossero un mazzo di carte, secondo me. Cioè, mi sembra quasi come se avessimo il mazzo a ventaglio in mano e scorriamo con il nostro sguardo pian piano le varie carte per vedere quale scegliere, quale poter giocare. Secondo me è una cosa molto carina, è stata pensata bene.
Passando però ai contro, adesso riguardo ai menu, ci sono dei menu che sono fatti davvero molto male. Nel senso, partendo per esempio da quello delle impostazioni, che secondo me è stato fatto molto male, e in più le impostazioni non sono quasi per niente configurabili. Ad esempio, io ci ho messo 3 ore per capire che cosa volesse dire questo, se così o così. Cioè, quale dei due era quello giusto? Cioè, boh. E poi non si scorre così, non si scorre con la rotellina, bisogna andare in qua, boh. Mi sembra una cosa abbastanza poco intuitiva. Fatta male. Poi le impostazioni, come potete vedere, sono davvero scarne, scarne, scarne. Non si possono neanche. Cioè, non può neanche essere configurato particolarmente come impostazioni. Impostazioni, sì, ma non è che. Sia fatto particolarmente bene. Questo è davvero un menu fatto proprio male. Poi anche in partita c'erano delle parti qua in basso che però non si capiva mai bene a che cosa servissero. Questi menu squadrati, non lo so, ci sono varie cose che non mi soddisfano per niente, diciamo, graficamente da questo punto di vista. Però, secondo me, la cosa più frustrante di tutte di questo gioco è la scarsissima reattività dell'interfaccia. Io lo sto giocando su un computer. Capisco che è stato fatto anche per delle piattaforme portatili con touchscreen. Però, ma anche proprio per questo, dovrebbe avere le capacità un computer di gestirlo bene. Quindi non può che essere un errore del programma il fatto che queste interfacce siano così estremamente lente. Cioè, se io vado qua, clicco. No, questo ci ha messo neanche troppo. Però andando qua. Guardate quanto ci sta mettendo. Una vita. Una vita sul serio. E andare indietro? Tutto questo sfumare, questo bianco, eccetera, eccetera. Ma porca miseria, della reattività. Cioè, uno deve perderci le ore qua per fare queste cose. Come anche all'inizio. All'inizio, quando ci sono gli infiniti video skippabili, no? Prima che parta il gioco, cliccando su avvia bisogna aspettare 6-7 secondi prima che venga avviato il gioco. Che secondo me è una cosa davvero intollerabile, perché non ci vuole niente a migliorare il gioco in modo che non ci siano tutti questi tempi morti, diciamo. Anche perché è un gioco di carte. Non è un gioco particolarmente complesso, particolarmente pesante, per cui non si può migliorare oltre questo. È davvero stato frustrante quello. Altra cosa, secondo me, ma davvero, non posso scusarla una cosa del genere. Non posso scusarla anche se non sono un patito di Magic. I mazzi. Quanto sono importanti i mazzi in una partita di Magic? Sono l'unica cosa fondamentale, no? Perfetto, la gestione dei mazzi è una delle cose più schifose che abbia mai visto nella mia carriera di videogiocatore. A parte il fatto che tutte le scatole dei mazzi sono identiche, con la stessa identica rappresentazione sopra. Con il solo fatto che ci sono i simbolini sulla destra. Però i simbolini dei due colori. Se per caso io facessi un altro mazzo verde-bianco, come in effetti mi è capitato di fare per sconfiggere Garruk, ho provato più mazzi con delle configurazioni differenti, ma con colori uguali, mi conveniva tenerli salvati tutti e due.
Però, come facevo a distinguere uno dall'altro se la figura è identica e se i colori sono gli stessi? Come? Inoltre, non c'è neanche la possibilità di dare un nome al mazzo. Deck. Questo si chiamerà deck, questo si chiamerà deck, questo deck, deck 1, deck, deck, deck. Questo deck 1, sapete perché si chiama deck 1? Semplicemente perché l'ho creato copiando questo. Poi al posto delle carte nere ci ho messo quelle carte rosse. Per quello si chiama deck 1, perché era una copia di quello. Fine, altrimenti si sarebbe chiamato deck. Ed è assurdo perché uno non può gestire bene i mazzi se non riesce a capire neanche qual è il mazzo che ha davanti a sé se non lo apre. Davvero imperdonabile, imperdonabile. E ultima cosa direi è il fatto che uno da un titolo come Magic, che da così tanti anni che esce, si aspettava qualcosina di più, soprattutto perché? Perché questo anno ha visto la grande esplosione di Hearthstone, che è stato un enorme fenomeno. Magic, non puoi ignorare i cambiamenti che ha fatto Hearthstone. Devi cercare di metterti sulla carreggiata e continuare a mantenere la tua posizione di grande leader, dei giochi di carte. Non se non è un grande leader dei giochi di carta dei giochi di carte su computer, perché Hearthstone ormai è il non plus ultra. Però, porca miseria, come interfaccia, come rapidità, come gestione, Hearthstone è mille volte meglio. È stato concepito davvero in modo totalmente più ovvio, più funzionale, eccetera, eccetera. Io non lo so quanti soldi, quante persone impegni Magic per questo videogioco. Anche perché non è la parte principale del loro franchise. Franchising. La parte principale è, scusate di nuovo, la parte principale è il gioco di carte fisico, diciamo. E quindi magari non vogliono investirci. Però è un videogioco che portano avanti da molti anni. E uno ha comunque una certa schiera di fan che aspettano il titolo. Secondo me, un fan di Magic è possibile che abbia giocato a Hearthstone, che gli sia piaciuto Hearthstone. Non troverà con piacere il fatto di comprare il nuovo videogioco di Magic e trovarsi questa interfaccia vecchia, questa pochissima reattività, questa scarsa configurazione dei mazzi e... Secondo me, Magic, visto che c'era questa concorrenza in più che stava saltando fuori, perché poi dopo... Dietro a Hearthstone ne sono saltati altri in seguito al suo grande successo, tipo Hex, che abbiamo provato anche io e Marco 88, nonostante non sia proprio per niente un granché. Sì, c'era da fare proprio qualcosa di più. Detto questo, finendo il video, sottolineo comunque il fatto che a me è piaciuto come videogioco, per il fatto che a me piace Magic come gioco di per sé, no? Come gioco di carte. Questo, basandosi su quello, mi è piaciuto. Però, secondo me, da un videogioco del genere ci si poteva aspettare di sicuro molto di più. E speriamo che... Con il titolo del prossimo anno ci sia qualche cambiamento in positivo. Cioè, hanno fatto anche un'espansione, ma anche quella ha avuto dei pareri molto negativi. Io non l'ho provata, ma ha avuto dei pareri molto negativi. Detto questo, io vi invito a lasciare un commento su quello che ne pensate voi di Magic, se l'avete giocato, se avete seguito la serie o che cosa ne pensate in generale in base a quello che ho detto, se è un titolo che avete comprato, volete comprare, ci siete incuriositi, eccetera, eccetera. Vi invito a iscrivervi al canale se per caso non l'aveste ancora fatto e a cercarmi sulla pagina Facebook di cui il link è in descrizione. Io nel frattempo vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!